Bentrovati, noi siamo davanti alla sede della CGIL in via Toledo a Napoli, davanti allo sportello Inca, dove ormai da mesi arrivano ogni giorno decine e decine di persone a chiedere aiuto per accedere ai bonus. Quelli dello Stato, quello della Regione Campania, sono tantissime le opportunità che si sono aperte in questa fase di emergenza sanitaria per aiutare soprattutto le famiglie che hanno più bisogno. Tantissima però è anche la burocrazia che bisogna affrontare per accedere a questi aiuti. Allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza, anche perché il rischio è che in questo sistema così farraginoso molte delle persone, soprattutto quelle che hanno più bisogno, rischiano di rimanere indietro. A fine luglio il Parlamento ha dato il via libera al terzo scostamento di bilancio per far fronte alla crisi derivante dall'emergenza Covid. Sono in arrivo altri 25 miliardi che si andranno ad aggiungere ai 20 miliardi già stanziati dal decreto Cura Italia e i 55 miliardi del decreto rilancio. Il governo mantiene o introduce diversi bonus per tutelare i tanti lavoratori ancora in difficoltà. Autonomi, stagionali, lavoratori dello spettacolo, cassa integrazione, sono tantissime le misure. Contemporaneamente anche la Regione Campania ha attivato il piano socio-economico, integrando in alcuni casi le misure del governo e in altri istituendo nuove misure per le famiglie. Sono decine i bonus e per ognuno bisogna seguire procedure diverse, presentare la documentazione fiscale su diversi portali telematici. Tuttavia i cittadini si sentono persi, tra dichiarazioni politiche che non sempre corrispondono alla misura finale, decreti interminabili, sito INPS intasato e complessi requisiti di accesso. Per orientarsi nella giungla dei bonus, per fortuna esistono CAF, patronati e sindacati, che mai come in questo periodo sono sottoposti a durissimo lavoro. Avete notato un maggiore accesso di cittadini in questo periodo dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso? Diciamo che si sono moltiplicati per 10, perché in effetti ogni bonus che esce fuori pretende l'ISE e quindi le persone necessariamente devono munirsi di questa attestazione per poter poi o fare la domanda presso i CAF o direttamente attraverso la rete della regione o dello Stato per poter chiedere poi queste agevolazioni. Ecco, l'ISE ormai è il perno intorno al quale ruotano tutte queste misure. Che cosa bisogna fare per ottenere l'ISE e spieghiamo anche brevemente che cos'è? L'ISE è l'indicatore della situazione economica equivalente, cioè significa che oltre ai redditi percepiti devo necessariamente mettere anche quelli che sono i conti correnti postali e bancari, eventuali assicurazioni sulla vita, case e terreni ovviamente vanno inseriti e quindi queste cose qua messe insieme danno un reddito che poi viene parametrato a quello che è il nucleo familiare. Cioè in poche parole, se io mi trovo, io e un'altra persona abbiamo lo stesso reddito ma io ho due figli e lui non ne ha, la mia ISEE sarà sicuramente inferiore a quella dell'altra persona. Diciamo che l'ISE ha messo insieme una serie di necessità di poter da dichiarare, per esempio prima la signora divorziata che prendeva solo i soldi per i figli non sono redditi fiscalmente imponibili e non li dichiarava, né l'ISE vanno dichiarati, quindi diciamo, oppure il signore che lavora all'estero fino a prima che uscisse l'ISE i familiari a casa avevano reddito zero, oggi va messo anche il reddito all'estero. Quindi diciamo che l'ISE ha un poco normalizzato la situazione, solo che molto spesso i comuni e la regione anche, non avendo conoscenza approfondita dell'ISE, dicono che fino a questa somma si può avere, oltre questa somma non si può avere e alla fine ci sono una serie di disparità che non ti dico, perché per esempio un caso specifico, una persona che ha 20.000 euro alla posta, un pensionato che ha fatto sacrifici per tutta una vita, beh, fatto un abbattimento, il resto di quella somma, il 20% si somma alla sua pensione. Il rischio è che si ritrova a non poter avere dei bonus perché ha quei 15-20 mila euro alla posta. Ovviamente, una volta fatto l'ISE non è finita.
Ovviamente no, perché una volta fatto ISE, allora ci sono alcuni bonus che non riusciamo a seguire, tipo gas, Enel e acqua, dove noi collegati con Sgate chiudiamo la partita, facciamo anche la comunicazione, quindi chiudiamo il cerchio, però per altri no. Per esempio per la domanda per quanto riguarda gli abbonamenti o quello che sta per uscire adesso per quanto riguarda l'acquisto del computer o altro, la gente si deve attrezzare direttamente, però anche in questo caso noi siamo necessariamente obbligati a dare una mano, a spiegare cosa significa e cosa si fa. Uno dei problemi più grossi che abbiamo avuto è il reddito di cittadinanza, anche quello è legato all'ISE, e tieni presente che i primi redditi di cittadinanza che sono partiti scadranno il 30 settembre, per cui la gente entro un mese successivo sarà obbligata a tornare a rifare l'ISE o a rifare la domanda per il reddito di cittadinanza. Ecco, questo si somma poi ovviamente a tutte le altre incombenze di questo periodo. Ovviamente, perché a questo ci dobbiamo aggiungere i 7.30, ci dobbiamo aggiungere l'unico, e il RED che a ottobre comincerà, cioè la comunicazione che tutti i pensionati devono fare all'INPS per dire se hanno avuto altri redditi oltre alla pensione, da ottobre comincerà anche quest'altro problema e quindi ci sarà da lavorare un pochettino in più. C'è stato tutto il periodo del Cura Italia. In quel periodo anche i comuni avevano previsto i buoni spesa per le famiglie, poi ci sono i bonus casa, ora insomma periodo scolastico arrivano i bonus studenti. Anche in questo caso, alcuni di questi bonus che tu hai fatto cenno, in effetti la gente ha fatto l'autocertificazione, però entro dicembre tutti i comuni dovranno fare le verifiche e mandare le comunicazioni alla regione, il che significa che ancora una volta queste persone, pur avendo fatto solo l'autocertificazione, dovranno munirsi dell'ISE per poter poi dimostrare che quello che hanno scritto è la verità. Ti faccio l'esempio dell'ex IACP, attualmente Acer. Prima c'era il reddito fiscalmente imponibile, cioè io ho la pensione di 500 euro al mese, 6.000 euro all'anno, e su quello mi veniva fatto il calcolo. Oggi mi si chiede l'ISE. Se io ho quei benedetti 20.000 euro alla posto o 30.000 euro, a quel punto là, oltre ai 6.000 euro, mi ritroverò il 20% di quella somma che ho alla posta, mi scatta, e quindi noi addirittura stiamo verificando che ci troveremo sicuramente che il reddito della fascia A dell'Acer non sarà più quello di 6 euro al metro quadro, ma sarà minimo triplicato. E questo per chi abita nelle case di edilizia popolare è un problema. Chiaramente, anche perché noi diamo le case in edilizia popolare che non devono avere un reddito bassissimo, e quindi nel momento in cui tu con l'ISE mi rivedi il fitto e la difficoltà di come pagarlo. Dai vostri dati, dal vostro osservatorio, quali sono le misure che hanno avuto più successo in questo periodo? Ma il boom è stato quello per il fitto, il bonus fitto, ma che poi alla fine, se tu vedi alla città di Avellino, le domande sono state moltissime, ma sì e no saranno 100-150 le persone che prenderanno i soldi, perché la somma che c'era è stata già consumata. E una cosa che mi è meravigliato del comune di Avellino, mentre altri comuni a monte hanno detto che non avrebbero dato tutta la somma, ma l'avrebbero ridotta, quindi per dare un po' a tutti, il comune di Avellino ha dato quella che toccava, per cui si è ridotto fortemente il numero delle persone che è rimasto agevolato per questo servizio. Tutte queste agevolazioni che richiedono poi di, oltre all'ISEE, di rivolgersi direttamente sulle pagine, sui portali e della regione e dei comuni e dello Stato, richiedono l'identità digitale. Ecco, tutte queste persone che non hanno grande dimestichezza con la nuova tecnologia, come fanno? Questo è uno dei problemi, perché noi non siamo obbligati a farlo, ma tu pensa se alla persona che viene qui, una persona, un ottantenne, un settantenne, che non ha mai visto certe cose, gli dici no, tu ti devi organizzare per fare questa domanda. È chiaro che gli diamo una mano, però questo significa una grossa perdita di tempo, e molto spesso non riusciamo a rispondere anche in questo modo alla gente.
Tra le misure più gettonate del Cura Italia, emanato il 17 marzo, c'è sicuramente l'indennità di 600 euro per liberi professionisti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli e lavoratori dello spettacolo. Per il bonus da 600 euro sono pervenute all'INPS 4.896.349 domande, di cui accolte ben 4.060.941, per un importo di 2 miliardi di euro già erogato. Per la maggior parte si tratta di lavoratori autonomi. L'età media dei beneficiari è di 46 anni. In Campania sono stati erogati in totale 246.250 sussidi, pari a 147.750.000 euro. Di questi, il 35,42% sono donne e il 9,21% sono nati all'estero. Sempre in Campania si calcola che siano stati erogati 314.482 bonus da 600 euro. 210.172 sono lavoratori autonomi e in Campania si registra anche la più alta percentuale di percettori di bonus tra gli stagionali del turismo, con 24.709 sussidi erogati. Basta pensare che dall'1 al 10 aprile, il tempo che era, che noi abbiamo fatto in Campania 8.000 richieste, rispetto in bellomeno come patronato, come Inca, proprio no. Basta pensare che in Campania sono state fatte 92.000 richieste a bonus, significa che sono 92.000 famiglie che vivono in modo disagiato. Mentre che era tutto il mondo in lockdown, beh, la verità da dirlo, questo qui anche grazie ai nostri operatori, noi siamo rimasti aperti. Basta pensare alle prime 2, 3, 4, 5 fino al 10 aprile, ogni giorno. Non abbiamo ricevuto il pubblico per le questioni di esigenza sanitaria, però abbiamo utilizzato il smart working, l'invio delle domande telematiche, così siamo usciti in 1 aprile, 10 aprile, 8.000 domande da fare, nonostante che tutto il mondo era fermo. Ma non è finita qui, perché povera gente, così mi lascia dire, no? Mentre che avevano le speranze con tutte le chiusure, quelli che hanno perso il lavoro, quelli che hanno bisogno del bonus, lì sono subentrati tutti i problemi burocratici che noi abbiamo. Basta pensare che moltissimi non sono stati pagati dopo mesi e mesi. L'INPS ha ritardato il pagamento. Da noi il problema è che diventa la burocrazia che regna in Italia, e quali che il povero rimane povero, il meno povero è diventato povero ancora di più, e queste non sono delle risposte immediate alla gente. Questa è la cosa qua. Ecco, allora cerchiamo di entrare un pochino più nel dettaglio. Qual è l'aiuto, il bonus più richiesto? Le bonus più richieste sono stato sia il lavoro autonomo, sia il pop sitting, sia il lavoro stagionale. Sono state chieste tutti quanti, perché giustamente quando io perdo il lavoro, sia come un'azienda piccola, come un lavoratore autonomo, sia come dipendente, l'unica cosa che rimane è quel 600 euro, quello che decreto Cura Italia mi consentiva. Perciò tutti quanti hanno ricorso. Lasciamo tutti gli abusi che noi sappiamo che sono stati fatti, l'assurdità, la meschinità delle persone, però... Per la verità noi abbiamo visto gente con carne e ossa che avevano bisogno, che sono state lasciate proprio da soli. Ecco, dopo quanto tempo molti di questi lavoratori hanno ricevuto i primi 600 euro? Anche qualche mese per la verità sono stati, cioè, io parlo del bonus, per non parlare della cassa integrazione che non l'abbiamo gestita noi, perché l'hanno gestita le categorie nostre, sono mesi e mesi che hanno dovuto aspettare. Migliaia anche le domande di contributo alla regione per i fitti, per tablet e computer da destinare agli studenti, senza contare i contributi alle famiglie con figli minori di 15 anni. La regione ha ammesso 11.300 domande per un contributo di circa 500 euro ognuna. Dottoressa Bernabei, tantissime opportunità anche per la regione Campania e però anche tante difficoltà di accesso a questi aiuti. Dal vostro osservatorio, che è quello della CGIL, qual è la valutazione che oggi possiamo fare degli aiuti che sono arrivati e dallo Stato e dalla Regione Campania? Ma certamente ci sono stati degli aiuti che sono serviti, specialmente in Regione Campania, una regione dove già c'erano delle difficoltà per quanto riguarda tante famiglie, per cui avere un sostegno era un punto fondamentale in questa fase del lockdown. Questo però non toglie che dobbiamo fare un'analisi da una parte di quelli che sono stati i sostegni dati dal nazionale, dal governo nazionale, e un'altra parte quelli che sono stati dati dalla Regione Campania.
Da parte della Regione Campania si è cercato, sotto alcuni aspetti, di rafforzare gli interventi governativi e sono stati importanti, a partire da quelli, per dire, delle partite IVA, dove all'impegno che c'era da parte del governo di dare un sostegno a chi aveva dovuto bloccare la propria attività dall'oggi al domani, c'è stato un ulteriore, diciamo così, intervento da parte della Regione Campania. Sommando questi due interventi, sicuramente nei primi 2 o 3 mesi si è dato un respiro a queste persone, a queste famiglie, a queste attività che sono state ferme. Il punto però è che a distanza di alcuni mesi, nonostante il lockdown ormai è stato diciamo così abbandonato come principio di valutazione sotto l'aspetto sanitario, le attività non hanno ripreso così come erano in precedenza, anzi questo fermo di alcuni mesi ha messo in difficoltà anche la riapertura e il rimettersi in moto. Quindi oggi, non avendo più alle spalle nessuna forma di aiuto, molto spesso stanno nuovamente in difficoltà. Questo è il primo punto da porre all'attenzione. Poi dobbiamo dire che la Regione Campania invece è intervenuta con alcuni diciamo così, impegni economici anche in settori dove a livello nazionale non si era intervenuti. Ad esempio, uno dei primi punti è stato quello di intervenire nei confronti dei pensionati con le pensioni sociali, con un'integrazione fino a 1.000 euro, che per un certo periodo è diventato un punto fondamentale non solo per il pensionato di per sé, ma perché, così come rientra nella nostra rete sociale, il ruolo fondamentale del pensionato all'interno di una famiglia. Quindi quell'integrazione era un'integrazione che non serviva solo al pensionato singolo, ma a tutta la famiglia, e quindi è stata una cosa importantissima. Così come è stato importante il bonus che è stato ipotizzato per quanto riguarda le donne che lavoravano nei confronti quindi del babysitteraggio, e per i nonni addirittura, se erano loro quelli che mantenevano questi bambini in questo periodo di chiusura, oppure per i giovani, per i minori, per quanto riguarda tutto l'acquisto di strumentazione informatica per poter continuare le attività didattiche da casa. Sono stati dei punti fondamentali, però non sempre hanno dato tutte le risposte di cui c'era bisogno. Così come non si poteva pensare che strutture, situazioni dove la banda larga non ci sta, dove il wifi non funziona, non esiste, l'internet quindi è veramente difficile come linea, pensare che l'acquisto di un computer o di un tablet poteva rispondere alle esigenze. Quindi sono state delle risposte, ma non le risposte risolutive rispetto alle problematiche che ci sono. Analogamente c'è da fare il discorso del bonus sul turismo. È servito moltissimo rispetto al discorso di rimettere in moto un settore, ma anche lì non ha dato tutte le risposte di cui c'era bisogno, perché le piccole strutture, e il nostro è un sistema di piccole strutture, perché noi non siamo la Regione Campania, non c'è una rete di grandi sistemi turistici e via dicendo. Esatto, quindi questo ha messo delle volte in difficoltà, perché le piccole strutture non potevano recepire quel bonus, non perché non lo volevano recepire, perché avevano bisogno di diciamo così liquidità che quel bonus non porta. Quindi da una parte sono stati dei bonus che potevano servire sotto certi aspetti, però le difficoltà a cui stiamo ancora combattendo con quelle difficoltà sono ancora in atto. Sicuramente sono stati anche dei sistemi da una parte abbastanza farraginosi per l'ISEE, tutte le modulistiche che andavano presentate, quindi tutto una forma di controllo. Dall'altra abbiamo visto che però sono stati dati a pioggia in altri settori, e quindi anche questo non ha funzionato. C'era bisogno di una mediazione tra queste due formule, che non c'è stata, ma si capisce anche che l'urgenza di dare delle risposte immediate non poteva essere diversamente. Da una parte ribadisco la richiesta di controlli, perché presentare un ISEE vuol dire fare un controllo fiscale rispetto a quelli che sono le proprie entrate, i propri redditi,
che ha messo in grossa difficoltà anche il sistema. Noi, tutto il nostro sistema fiscale, oltre che del patronato, è stato a disposizione anche online in questi mesi, anche nel periodo del lockdown, perché per poter usufruire di alcuni bonus c'era bisogno di questo. E l'abbiamo fatto online, ma chi può usufruire di rifare una richiesta online? Chi già ha un sistema, sia in casa informatico, ma di competenze e conoscenze e competenze per poter usufruirne, cosa che non sempre è possibile, per cui anche in quell'occasione noi ci siamo trovati con le nostre sedi, che erano aperte perché potevamo stare aperte ed era previsto, con le file. Nonostante avevamo chiesto, avevamo messo in moto una serie di prenotazioni online, via telefonica, con piattaforme, okay, però questo ti dà il segnale anche che è ancora un territorio dove alcune difficoltà ci sono e che vengono dalla base. Ora, sulla scorta di quello che è accaduto con il Cura Italia e con i bonus della Regione, diciamo archiviato, ma non è ancora archiviata questa fase, perché molti di questi bonus devono ancora arrivare materialmente nelle tasche dei cittadini. Si è aperta adesso la fase del decreto rilancio di agosto, che prevede ancora più misure di sostegno. Alcuni bonus si accede attraverso il sito della Regione, altri devi andare al CAF, altri devi andare al patronato, qualcun altro insomma lo può fare in autonomia da casa. Non c'è un unico modo per, anche semplificato, per accedere a questi aiuti? No, non c'è, sia perché sono di fonti diverse, alcuni sono nazionali che vengono dallo Stato, alcuni sono regionali, quindi già i soggetti che li hanno emanati sono diversi. Dopodiché, ripeto, si era partito con dei bonus, un sostegno a tutti, per dire le partite IVA, si è dato a tutti, però una partita IVA, ci può essere una partita IVA da 100.000 euro l'anno e una partita IVA da 20.000 euro l'anno. Quindi si è quindi intervenuti con il sistema fiscale, quindi il bonus legato al reddito, però il reddito di oggi non puoi paragonarlo a quello che hai guadagnato l'anno scorso, perché probabilmente l'anno scorso veramente hai guadagnato tanto, quest'anno non hai guadagnato niente, quindi anche questo era un altro problema. Ecco perché non si era fatto riferimento al discorso dell'ISEE, perché far riferimento all'ISEE vuol dire far riferimento ad un guadagno del passato, ma se io oggi non sto guadagnando non hai conservato, non ho conservato, però io oggi devo poter vivere, oppure le spese di quell'impresa, di quel negozio che avevo messo in moto, quindi di pagare i fitti, di pagare bollette, c'è, quindi c'è questo problema grosso. Ma noi oggi abbiamo anche un altro problema, è un problema che oltre al bonus noi abbiamo la necessità di dare delle risposte che vadano oltre il bonus. Quando io dico oltre il bonus, intendo dire dare quelle risposte che ci permettano per alcuni mesi, perché sappiamo che dovranno passare ancora alcuni mesi, convivere con questa situazione sanitaria. Quindi creare le condizioni, oltre ai bonus che ci possono permettere la salvaguardia del bambino perché io lo lascio a casa e c'ho il bonus del babysitter, o eventualmente c'è una nuova chiusura di una scuola e l'utilizzo del computer e quindi da casa di poter continuare a studiare, mi si deve dare l'opportunità di poter stare in tranquillità a scuola, in tranquillità su di un mezzo pubblico, quindi dare quegli strumenti di cui oggi noi abbiamo maggiormente bisogno. Oggi è quello il punto cruciale, non tanto nuovi bonus a pioggia, ma creare quelle strutture, quelle condizioni, anche in Regione Campania, perché il punto fondamentale da cui noi dobbiamo partire è questo, e ci aspettiamo che vada in tal senso tutto quello che oggi si deve rimettere in campo, e che si riesca a fare in modo che anche in Regione Campania si possano avere quei minimi di salvaguardia che debbano essere assicurati a tutti, che è il diritto alla mobilità, il diritto all'istruzione per tutti, quando il diritto di un bambino di essere portato in un asilo nido, perché oggi abbiamo non possiamo risolvere tutto con il bonus della babysitter, perché non sempre riusciamo a dare la risposta di cui abbiamo. Noi abbiamo la necessità invece che l'asilo nido, per fare un esempio,
possa funzionare con tutti quelli che sono i principi di sicurezza sanitaria e possano permettere ad una mamma di continuare a lavorare perché prende il bambino e lo porta nell'asilo nido. Cioè, soprattutto devono esserci gli asili nido, ecco. Ciò dicevo prima, è anche un problema di mettere la Campania in condizione, perché noi già partiamo con una situazione di svantaggio rispetto ad altre regioni. Se poi oggi vogliamo trovare uno strumento unico dalle Alpi a giù alla Sicilia che debba essere uguale, io penso che sia complicato, perché non partiamo con le pari opportunità del nostro paese rispetto ad un altro. Lo stesso è per quanto riguarda i trasporti. Sommiamo difficoltà a difficoltà. Allora, oltre ai bonus, noi abbiamo la necessità di cominciare a capire come rimettiamo in moto queste cose qui.